Rieletto Napolitano, per la senatrice Filippin la soluzione migliore nel caos politico. Nessun disturbo al parco di Mason, il giudice archivia la denuncia contro il comune. La pioggia non ferma il Social Day, 3.500 partecipanti, boom dei ragazzi delle superiori. Emergenza povertà a Marostica, 70 le famiglie aiutate dalla Caritas. Calcio, il Bassano domani a Savona, scontro diretto per la promozione. Buonasera e benvenuti a Bassano Notizie. Giorgio Napolitano è stato rieletto Presidente della Repubblica. La miglior soluzione possibile in questo momento di caos, secondo la senatrice del PD Rosanna Filippin, unica parlamentare bassanese, raggiunta al telefono da Emanuele Borsato pochi minuti dopo la proclamazione. Napolitano rieletto Presidente, senatrice Filippin, non c'era altra via d'uscita? Non è una via d'uscita, è una grande fortuna avere un uomo come Giorgio Napolitano che nel senso superiore delle istituzioni mette a disposizione se stesso per altri 7 anni o per tutto il tempo che sarà necessario. Vista la situazione che si era creata, questa è stata in assoluto la soluzione migliore che si potesse mettere in campo, ma ripeto, per fortuna c'è Giorgio Napolitano. Grillo però grida il colpo di Stato e intercetta il malumore dilagante della vostra base. La base avrà bisogno di spiegazioni, sarà necessario meditare profondamente su quello che è successo, compreso il parricidio che è stato compiuto da 100 dei nostri ieri, che hanno letteralmente ucciso il fondatore dell'Ulivo. Come segretario regionale in questo momento è più il dolore, la rabbia o lo sconcerto? È una somma di tante di queste sensazioni, però io credo che le istituzioni e il paese, le persone, i cittadini, i loro problemi vengano prima di tutto, persino del Partito Democratico. Amazon, buone notizie per l'amministrazione comunale. Il giudice archivia la denuncia per gli schiamazzi nel parco di Via Angarano. Quelle grida dei bambini giocherelloni che facevano chiasso al parco disturbando il vicinato, l'amministrazione di Mason proprio non le aveva riscontrate. E ora, a dar ragione al sindaco Massimo Pavan, ci pensa anche il giudice per le indagini preliminari Margherita Brunello. Prosciolto comune che era stato querelato da una coppia di abitanti di Via Angarano che lamentavano i troppi rumori nella piattaforma ludico-sportiva all'interno del parco Saint-Germain, inaugurata nel giugno di 2 anni fa. Il gioco è bello finché dura poco, avranno pensato i residenti, e soprattutto finché è silenzioso, ma il sindaco aveva già controllato all'epoca l'utilizzo del campo da calcetto, senza notare anomalie. Come abbiamo sempre sostenuto, non c'era alcun disturbo generalizzato, è il commento del sindaco alla notizia dell'archiviazione del procedimento. Il problema era solo delle persone che l'hanno sollevato. L'amministrazione, tuttavia, continuerà a preoccuparsi di controllare il corretto utilizzo della piattaforma, anche grazie alla polizia locale. Collezionano un'altra condanna i due autori della tentata rapina all'Enoteca Seffà di San Giuseppe di Cassola nell'agosto del 2011. Demis Lazzari e Paolo Antonio Pizzato, entrambi quarantenni, hanno patteggiato 6 mesi di reclusione per ricettazione. Il ciclomotore MBK con cui si spostavano era stato rubato qualche mese prima a Bassano. In tribunale anche una raffica di condanne per guida in stato di ebbrezza. 4 uomini inflitti 4 mesi di arresto a testa, convertiti in lavori di pubblica utilità. 3 mesi e 20 giorni di reclusione, pena sospesa, a Mario Parolini, imprenditore 71enne di Romano. Nel 2010 non versò entro il termine previsto quasi 120.000 euro di acconto IVA. Continuiamo con la cronaca. Furto nella notte all'orologeria Gottardi di via Brocchi in centro città. Dopo aver forzato la porta d'ingresso, ignoti hanno rubato alcuni orologi dall'espositore e altri che erano in riparazione. Valore circa 5.000 euro. Indagano i carabinieri del nucleo operativo radiomobile e della stazione di Bassano. Torniamo alla politica. Maggioranza alla ricerca di un faticoso accordo dopo la minaccia delle liste civiche di non votare Elisa Cavalli, candidata del PD alla presidenza del Consiglio Comunale. E martedì in aula torna anche il piano Parolini. Vediamo. Sfiorato lo strappo, si lavora alla ricucitura. I mediatori sono all'opera per evitare che la maggioranza consiliare martedì si spacchi nuovamente sull'elezione di Elisa Cavalli alla presidenza dell'Assemblea. Dopo aver minacciato di votare un loro candidato, le liste civiche ora abbassano i toni, reclamano sempre un cambiamento di rotta nella gestione urbanistica della città, ma anche il sindaco Cimatti le ha ammonite a non mischiare le due faccende.
Presidente del Consiglio è un Presidente di tutto il Consiglio Comunale, quindi è un Presidente di garanzia, quindi non solo rappresenta la maggioranza, ma anzi deve fare gli interessi e difendere anche gli interessi delle minoranze. Un passo indietro l'ha dovuto fare pure il neoassessore Mauro Beraldin, che 20 giorni fa annunciava tutto il suo impegno per correggere il piano Parolini, a suo dire ancora troppo speculativo. Martedì invece verranno solo parzialmente accolte alcune osservazioni, senza modifiche sostanziali. Si cercherà però un accordo con i lottizzanti per salvaguardare l'area verde di via Villa Raspa, un modo anche per disinnescare il ricorso al TAR da parte di alcuni residenti. Oggi grande giornata dedicata al Social Day, 3.500 i ragazzi bassanesi che hanno lavorato e TVA, media partner dell'evento, non poteva mancare. Stamattina siamo venuti qua, abbiamo dipinto i muri e ora stiamo preparando il bar per l'evento. Ci sembrava una proposta interessante e allora ci siamo venuti qui. L'hanno preparato per mesi con incontri, riunioni e appelli ai coetanei e il Social Day non se lo sono di certo lasciati rovinare dal maltempo. Eccolo l'esercito della solidarietà, armato di pennelli, scope e voglia di fare. Ci sembrava giusto aiutare facendo questi lavori, aiutare a fare beneficenza. I lavori semplici che tutti possono fare. E se alcuni piccoli lavoretti sono stati spostati all'interno, altri a Marostica, Cassola e Rosà verranno recuperati sabato prossimo, colpa della pioggia, che ha avuto però un positivo rovescio della medaglia. Paradossalmente in questi ultimi giorni ho previsioni meteo assolutamente allarmanti, c'è stato un impatto comunicativo, ragazzi che telefonavano agli offerenti lavoro, telefonavano ai prof, ai dirigenti, che effettivamente è l'esempio più alto di cittadinanza e di intergenerazionalità. 3.500 partecipanti bassanesi, con un boom di ragazzi delle superiori, 700 in più rispetto all'anno scorso. E si ridipinge anche la Caritas cittadina, con un fenicottero per rappresentare la tranquillità. Volatile, che è sì, tranquillo, pacifico, in un luogo tanto sereno. Dopo gli anni bui della vita, che pieni di problemi, insieme si possono risolvere. E credo che ci siano gli adulti che stanno imparando parecchio dai giovani, perché sono loro che danno modo di lavorare ai giovani, ma vivendo con i giovani e lavorando con i giovani crescono anche gli adulti. Oggi a Marostica la colletta alimentare promossa dalla Caritas. In costante aumento le famiglie bisognose di aiuto. Cosa state raccogliendo? Pasta, riso, pomodoro, passato di pomodoro, detersivo, olio, tonno e vari scatolami. La gente è generosa? Sì, nel limite è quello che può, perché con questa crisi, insomma, fanno quello che possono. Si riempiono di tutto un po' gli scatoloni fuori dai supermercati di Marostica. Volontari, associazioni e gruppi giovanili aiutano la Caritas, che distribuirà quanto raccolto tra le famiglie in difficoltà economiche. 70 quelle seguite dal centro di ascolto e di aiuto delle parrocchie scaligere. E in percentuale gli immigrati sono sempre meno. Il primo anno le famiglie italiane erano poche, noi siamo qui circa 4 anni, ma negli ultimi 2 anni sono aumentate tantissime. E diciamo che quando che vengono da noi vuol dire che proprio non riescono più ad andare avanti. Tutti insieme qualcosa facciamo, però devo dire è dura, molto dura. Torna domani per il 9° anno consecutivo la raccolta di occhiali usati ad opera del Lions Club Bassano Host. Lenti e montature si potranno consegnare in piazzotto Montevecchio dalle 9 alle 13. A San Zenone degli Ezzelini è oggi radunata sezionale dell'ANA Montegrappo, un'occasione per parlare di progetti e futuro. Il futuro riguardante la nostra associazione, il futuro dell'ANA, il futuro degli alpini, quale modo, quale sistema vogliamo avere, darci un progetto per far sì che la nostra storia non si fermi. Tassello su tassello per costruire il proprio futuro. Hanno parlato di questo i capigruppo della sezione ANA Montegrappa riuniti in assemblea. Un momento di confronto per parlare di ciò che li tocca più da vicino, in primis la caserma Fincato. È un progetto a cui teniamo tantissimo, ci sono mesi che lo stiamo perseguendo per sistemare, speriamo per tanti anni, sistemare i nostri volontari di protezione civile in una sede degna per quello che meritano.
L'incontro si è inserito all'interno della dunata sezionale di San Zenone degli Ezzelini, voluto proprio nel 90° del locale Gruppo Alpini, carosello della fanfara Brigata Alpina Cadore oggi e inaugurazione della piazza antistante alla sede alpina domani, senza mai dimenticare che essere alpini è sinonimo di servizio. Giovani e genitori a confronto con gli operatori del CERT di Bassano sul tema delle dipendenze. L'appuntamento è fissato per lunedì alle 20:30 in sala Pio X a Cartigliano. La serata dal titolo Adolescenti Indipendenti è promossa da Azione Cattolica, gruppi sportivi del paese e Comitato Cinema. Gli alberi protagonisti di una grande festa questa mattina a Pianezze, che ha riunito le famiglie dei nuovi nati e anche tanti artisti. Vediamo. 14 fiocchi tricolori punteggiano l'albero piantato al Parco Zueck, tanti quanti i nuovi nati a Pianezze nel 2012. Il bagolaro è anche un simbolo benaugurante. Adattabilità e resistenza ne fanno un auspicio di crescita fondata su saldi valori per contrastare e superare le difficoltà della vita. È previsto un albero per ogni nato, noi facciamo un unico albero perché vogliamo veramente che questo parco diventi punto di aggregazione e quando le nuove generazioni arriveranno dirà quell'albero era anche il mio albero della mia data di nascita. Con i genitori dei neonati, i bambini delle scuole e i neolaureati del paese, a far festa c'erano gli autori delle opere esposte agli impianti sportivi di Via Sandri. Un parco di idee, il tema scelto da Pianezze per il concorso Impara l'arte e mettila in mostra. 19 opere di diverso genere, da quadri a sculture e abbiamo anche dei vestiti. Praticamente si voleva valorizzare oltre le arti classiche anche le arti un po' applicate e appunto per mettere in mostra la creatività dei nostri ragazzi, i ragazzi dai 16 ai 35 anni. Per la tua pubblicità, Publivicenza, divisione commerciale Videomedia S.p.A. General Ingros, ingrosso e distribuzione bevande. Accompagna il tuo locale dalla fornitura alla creazione e gestione eventi. Ci trovi a Rosà, in via Friuli 14. Da 20 anni Metal 3 è specializzata in arredo ufficio, armadi metallici, scaffalature e attrezzature per l'industria. Progettazione, consegna, installazione, assistenza post vendita. Per lo sport nel calcio, sfida cruciale domani per il Bassano in casa del Savona. La vigilia dell'attaccante Christian Longobardi al microfono di Vincenzo Pittorelli. Cristian Longobardi, è dura assorbire un KO come quello di Casale, siamo rimasti al palo, al tuo che hai sfiorato il gol che poteva cambiare la storia della giornata, ma adesso bisogna guardare avanti. Sì, domenica ci aspetta, siamo ancora padroni del nostro destino, quindi io prendo sempre il lato positivo delle cose, vorrà dire che questa partita ci darà ancora più rabbia da mettere in campo domenica. Senti, per quanto riguarda l'avversario, il Savona è comunque una squadra tostissima, l'ha dimostrato, forse un po' in difficoltà, ma in questo momento contano testa, gambe e sicuramente tenuta emotiva. Ma sì, come al solito noi guarderemo noi stessi, molto spesso siamo stati noi a decidere le partite, quindi guardiamo in casa nostra, sappiamo dell'importanza della partita e vogliamo tornare da Savona senza rimpianti, possibilmente con il massimo della posta in palio. Nel Valle di Serie B a riposo la squadra maschile, scendono in campo domani alle 18 a Padova le ragazze di Malinoff, rilanciate nella corsa a salvezza dalle ultime due vittorie. E questa era la nostra ultima notizia, vi ringrazio per essere stati con noi, vi do appuntamento alle nostre prossime edizioni e vi auguro ancora una buona serata. Da 5